Eccoci in onda, bentornati. Tema migranti in primo piano. Se l'Europa non si apre è destinata al declino. L'Italia, Piemonte compreso, sta cercando di fare la sua parte sul fronte dell'accoglienza, ma è necessaria una linea comune tra stati. E il commento dell'assessore all'immigrazione della regione Piemonte Monica Cerutti all'indomani della forte presa di posizione del premier Matteo Renzi che da Bratislava ha denunciato la sua divergenza con le politiche di Francia e Germania, decidendo addirittura di fare una conferenza stampa separata rispetto a François Hollande e Angela Merkel. Se su alcuni temi Francia e Germania vanno d'accordo e ritengono di essere soddisfatti, io sono felice per loro. Io non sono soddisfatto delle conclusioni sulla crescita e sull'immigrazione, quindi non posso fare una conferenza stampa insieme al cancelliere tedesco o al presidente della Repubblica francese non condividendo, come posso dire, le conclusioni allo stesso modo di come le condividono loro. Non è un fatto polemico. È un fatto di serietà, io ho bisogno di tornare in Italia e di dire su questi punti ci sono stati dei passi in avanti, su questi no. Non è che devo fare una recita a copione per far vedere che siamo tutti uniti. Dunque, immigrazione a livello europeo è ancora un motivo di dissidio. Anche le regioni italiane, anche il Piemonte, fa i conti con arrivi in massa, ma ci sarà una soluzione. La politica che ruolo deve avere? La politica su questo tema deve avere un ruolo di governo e il più possibile trasformare le proprie politiche, come si dice, da emergenziali in strutturali, proprio perché siamo di fronte a un fenomeno che non terminerà in pochi giorni, in poche settimane. L'ho detto con una certa chiarezza, con soave chiarezza nella discussione. Non è che potete pensare che risolto il problema della Turchia voi abbiate risolto i problemi. Perché questo deve essere un punto molto chiaro. Noi stiamo facendo la nostra parte e siamo pronti a farla anche da soli se necessario. Ma quello che non funziona in quel caso è la risposta europea a una grande questione internazionale e direi planetaria. Ci preoccupa l'atteggiamento dell'Europa, il nostro paese sta cercando di fare la sua parte, abbiamo avuto mercoledì l'incontro al tavolo nazionale presso il Ministero degli Interni e in rappresentanza delle regioni abbiamo chiesto di essere più presenti, sicuramente in una logica che sia quella, per quanto riguarda la regione Piemonte, di provare a coordinare sempre di più, a programmare un'accoglienza diffusa. Non dimentichiamoci che per una regione come il Piemonte, che ha 4 milioni e più di 400.000 abitanti, al momento stiamo parlando di 11.000 circa richiedenti asilo, un numero che non voglio così minimizzare, ma che comunque, se consideriamo che i comuni piemontesi sono 1.200, si può facilmente dedurre che se c'è un'accoglienza diffusa, questo fenomeno in questo momento siamo in grado di sostenerlo. Il primo tema è quello dell'immigrazione, il rapporto con l'Africa, interventi di rimpatrio in Africa, ma anche cooperazione internazionale. Il vertice di Malta, quello dell'anno scorso, è rimasto ancora abbastanza lettera morta. Ha fatto bene Jean-Claude Juncker, cui va il mio ringraziamento, a sottolineare, a stressare questo punto, ma vogliamo vedere i fatti. Perché fino a questo momento l'Italia ha fatto tutto quello che doveva fare, l'Europa no, sulla questione dell'immigrazione. L'Italia sta facendo bene, secondo lei? Anche questa presa di posizione forte nei confronti delle altre nazioni è corretta, secondo lei, Assessore? Credo di sì, nel senso che su questo, che è ancora un problema purtroppo, l'Italia sta cercando di fare al meglio. Magari sicuramente ci possono essere elementi di miglioramento. È logico che si trova in una situazione nella quale molti altri stati purtroppo non vogliono fare la loro parte, vogliono chiudersi, costruire muri, senza capire che ormai l'Europa, se non si apre, se non si mette in gioco, è effettivamente un insieme di paesi destinato al declino.
ha tentato di suicidarsi assumendo psicofarmaci lungo la Poderale che porta a rifugio d'Ondena sopra Champorché. Siamo in Valle d'Aosta, ma è stata salvata per fortuna dai carabinieri. La donna, una quarantenne torinese che attraversa un periodo di difficoltà psicologica, si era allontanata da casa senza più dare sue notizie. Agli amici aveva inviato messaggi che lasciavano presagire l'intenzione di un gesto estremo. I carabinieri hanno così individuato, proprio grazie ai messaggi, la zona in cui poteva trovarsi il telefono della donna e dunque è stata raggiunta. Ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Proseguiamo con la cronaca, violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne novarese. Ha denunciato di essere stata stuprata in auto da 4 amici con i quali usciva in compagnia dopo quasi un anno. Fai sesso con ognuno di noi oppure non ti riportiamo a casa e te ne vai a piedi. Esperienza drammatica, quella di una giovane novarese. I fatti sono successi l'anno scorso, la protagonista aveva 19 anni. Durante un confronto con il fidanzato è emerso tutto. La ragazza non ce l'ha fatta a tenere nascosto ciò che le era successo mesi prima e ha raccontato il suo stato di disagio. La ventenne era già stata oggetto di attenzione da parte dei 4 albanesi denunciati la settimana prima della violenza. 2 di questi avevano già allungato le mani, ma tutto sembrava finito lì. Fino a quando, lo scorso ottobre, i 4, riportandola a casa in macchina, non hanno deciso di fermare il veicolo in un parcheggio vicino a casa di uno di loro. L'hanno violentata tutti e 4, ha avuto rapporti con tutti e non ha raccontato nulla per diversi mesi. Ne ha parlato con il fidanzato quando ha dovuto confrontarsi con lui sulle difficoltà nei rapporti, difficoltà che duravano da tempo. Immediata la denuncia alla polizia, i 4 accusati negano l'accaduto, ma c'è stato l'incidente probatorio. E intanto le indagini proseguono per capire quali siano stati i contorni della vicenda. Ancora cronaca con l'arresto di una banda di ladri d'appartamento che agiva nel Verbano. Sono 33 i furti per un valore di oltre 300.000 euro commessi dalla banda di ladri sgominata dai carabinieri del nucleo investigativo di Verbania nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Fabrizio Argentieri. I militari del maggiore Giovanni Della Sala, che negli ultimi anni hanno messo a segno importanti operazioni di rilievo nazionale contro le bande specializzate in furti in appartamento, hanno terminato le indagini scaturite da 2 arresti avvenuti a Stresa, facendo combaciare tutti i tasselli risalendo ad altri complici. Tutto è cominciato il 22 marzo scorso, ricorderete, 2 albanesi arrestati dai carabinieri di Stresa mentre si calavano dall'aggrondaio di un condominio in cui erano entrati per rubare. Da lì è iniziata una complessa attività investigativa che aveva permesso di ricondurre a loro altri 17 furti in abitazione. Erano quindi finiti in carcere insieme ad un altro albanese e a 2 donne, queste ai domiciliari, tutti residenti a Novara. I furti a loro attribuiti erano stati commessi in provincia del VCO, Varese, Pavia e Novara. Ma le indagini sono andate avanti e ora i militari sono riusciti a stabilire a vario titolo la loro responsabilità in altri 16 colpi a Stresa, Arona, Dormelletto, Borgomanero, Suno, Samarate in provincia di Milano, a Marcallo con Casone, Mesero, Magenta e Turbigo, tutti commessi tra il 19 dicembre 2015 e il 6 maggio 2016. Il valore della refurtiva è stimato intorno ai 300.000 euro. Inoltre sono state denunciate altre 3 persone di nazionalità albanese. Il gruppo agiva di sera e di notte per svaligiare appartamenti approfittando dell'assenza degli abitanti. Le donne, un'italiana e una del Nicaragua, facevano da palo e si nascondevano addosso la refurtiva per rondare nell'occhio. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva coronarica dell'ospedale Parini di Aosta il consigliere regionale Antonio Fosson, l'ex assessore regionale alla sanità, 65 anni, il prossimo 11 ottobre è stato colto da un malore, probabilmente un infarto nella notte tra venerdì e sabato. Biciclette d'epoca, nate dalle mani di uno dei più grandi artigiani piemontesi della prima metà del 1900, Lino Beltramo, in mostra nel cortile di Palazzo Cisterna a Torino. La bicicletta più bella, quella costruita per me, ci racconta la figlia Marilena, commossa e orgogliosa. Io sono nata in questa casa dove in cortile c'era papà aveva la sua officina, anzi vedevo qui una fotografia con tutto lo staff dei suoi operai e io bambina avrò avuto 10-12 anni allora.
di uno dei palazzi storici di Torino, Palazzo Cisterna, ospita una mostra veramente particolare. Queste biciclette, di chi sono? Chi le ha pensate? Chi le ha costruite? Le biciclette sono tutte costruite da mio papà, Lino Beltramo, ed erano biciclette speciali perché lui aveva trovato delle soluzioni nuove per renderle più leggere, per renderle più belle, insomma, era molto bravo, ecco. Mio papà ovviamente doveva lavorare per vivere, per il pane quotidiano, e quindi costruiva le biciclette da viaggio, da passeggio, sportive, ecco. Però si era specializzato nelle biciclette da corsa e aveva dato le biciclette a tanti, tanti giovani corridori dilettanti che hanno anche vinto tante corse con la sua bici. Io ho conservato parecchia documentazione con le cartoline mandato da questi corridori dicendo la sua bici ha vinto in volata, è stata la prima in volata, insomma delle soddisfazioni. Ho scoperto solo adesso queste cose. Beltramo è stato un genio, a me piace coniare un termine particolare, artigenio, no? È stato un artigiano geniale. Le sue creazioni nel mondo del collezionismo hanno un fascino incredibile e un seguito veramente fenomenale, ecco. Sono apprezzatissime da tutti. A distanza, nonostante lui sia mancato nel 68, quindi oramai sono tanti anni che, insomma, fino dalla fine degli anni 50 aveva finito di lavorare, quindi insomma... però nonostante questo le sue biciclette sono rimaste una testimonianza della sua passione per il suo lavoro. Un artigiano che ha prodotto dunque in quali anni? Qual è stato il massimo della sua produzione? Ha iniziato a produrre nei primi anni 20, già da giovanissimo ha aperto una bottega artigiana. Diciamo che la sua massima produzione l'ha avuta dagli anni 30 prima della seconda guerra mondiale. Questo è il quaderno degli appunti di mio papà, che teneva in officina, si vede anche dallo stato in cui si trova, e dove faceva gli schizzi con tutte le misure dei vari tipi di bicicletta, guardi. Questo è un telaio con tutti gli appunti, le annotazioni e così via. Altri appunti, tutte le misure. Da figlia, come vedeva il lavoro di suo papà? Da figlia non saprei dire, perché lui era sempre chiuso. Anzi, mio papà ci mancava un pochino a me, perché lui si infilava nella sua officina. Difatti dicono, qualcuno dice, l'uomo è felice quando ama il suo lavoro, e mio papà lo amava moltissimo il suo lavoro, per cui credo, ritengo, spero che fosse un uomo felice. Trasmetteva questo senso di appartenenza al mondo, diciamo, e quindi si percepiva questo aspetto di umanità che aveva anche nel lavoro. Era un sarto della bicicletta, un artigiano, era una di quelle figure che hanno fatto la storia, la leggenda di questo sport, quando Torino era capitale del ciclismo. Io vengo sempre a queste manifestazioni con piacere, con un po' di nostalgia, per tutto quello che ho sentito raccontare, perché non sono così vecchio, allora non c'ero ancora, però Torino era veramente al centro dell'attenzione. Io correvo negli anni 60, da ragazzino con una bicicletta di Corrado Paratella, che era un altro artigiano come Beltramo, amico di Beltramo, e costruivano dei veri gioielli, dei telai che erano dei gioielli. E allora, Torino era capitale del ciclismo. Io ho scritto un libro su Torino, città del ciclismo. Pensa, nel 1961 c'erano a Torino due squadre di professionisti e un grande manager, che allora era già avanti come testa, come idee. Una di queste squadre aveva la maglia bianconera, era l'altra Granata, quindi per dire c'era la Carpano che aveva le maglie bianconere con Nino De Filippis, e c'era la Baratti con la maglia Granata con Angelo Conterno,
e quindi pensa cos'era Torino allora nel professionismo, nel ciclismo, quindi si ha un po' nostalgia di quel tempo, e in quel tempo c'erano degli artigiani come Beltramo che sapevano costruire dei veri e propri gioielli di bicicletta per l'epoca. Lui era soprattutto un innovatore, cioè molte soluzioni che lui ha adottato sono state adottate 20-30 anni dopo dal grosso del mercato, quindi era veramente un inventore geniale. Ha costruito una bicicletta o più biciclette anche per lei? Ah, sicuramente sì, anzi la più bella che c'è in esposizione è sicuramente la mia. L'ha usata tanto? Sì, l'ho usata proprio tanto, sì. Anche se adesso è un po' vecchiotta, quindi è un po' arrugginita così, però direi che è proprio una bella bicicletta. Poi alla sella Brox, ai pedelli speciali, a tutta speciale, perché mio papà per me ha fatto una cosa speciale. È un disoccupato di 20 anni con alcuni precedenti per furto e detenzione di attrezzi atti allo scasso. Il presunto piromane è denunciato dalla polizia per i roghi delle ultime settimane a Vercelli, fermato poco dopo aver dato a fuoco l'ennesima auto in via Benadire, accusato di essere l'autore di almeno 7 roghi negli ultimi 2 mesi. Potenziare sempre di più il sistema culturale piemontese, già fiore all'occhiello della regione, se ne è discusso a Verbania. Stati generali della cultura in Piemonte, qui a Verbania, dopo 2 giorni di lavoro intenso, che cosa è emerso? Ma intanto questa è un'operazione di ascolto, noi siamo qui appunto per ascoltare le esigenze dei diversi territori, l'obiettivo naturalmente è quello di ampliare il nostro punto di vista, che ovviamente è limitato, e di poi comunque dare luogo a una nuova legislazione sulla cultura. Quindi sono emerse anche diverse, i temi erano tanti, diverse idee molto interessanti, certamente l'obiettivo è quello di far sì che la Regione Piemonte diventi non solo un ente erogatore, ma anche e soprattutto un ente di servizio agli operatori culturali dei diversi territori. Qual è lo stato di salute della cultura in Piemonte? Ma come dicevo, lo stato di salute è sicuramente di ottimo livello. Diciamo che c'è una differente maturità nella consapevolezza del ruolo strategico della cultura, e su questo c'è molto ancora da lavorare. Un luogo simbolico questo dove si è svolto questo incontro, il Teatro Maggiore, sul quale la Regione sta lavorando per un progetto importante, quello di una fondazione. Sì, io credo che uno degli elementi di sviluppo della cultura nel territorio piemontese è quello di creare delle fondazioni, ce ne sono troppo poche, e soprattutto per un bene come questo credo sia assolutamente necessario dotarlo di uno strumento amministrativo importante. Quindi i lavori vanno avanti, a che punto siamo? Ma diciamo che siamo a buon punto. Il ruolo di Verbania nella cultura piemontese quale sarà? Ma si è parlato tanto di cultura e della nostra funzione nel territorio. È sicuramente un ruolo importante, non ne siamo ancora pienamente consapevoli. Io credo che iniziative come questa possano aiutarci a capire quanto possiamo fare, quanto possiamo crescere. E poi c'è stata una partecipazione molto ampia alla giornata, soprattutto di ieri, di scambio, di confronto, da cui sono emersi molti elementi che ci hanno restituito la visione che gli operatori hanno del nostro territorio, che è una visione diversa da quella che abbiamo noi come amministratori, però molto più ricca. Il calcio, vincere il derby d'Italia per passare indenni il primo snodo scudetto del campionato e dimenticare il pareggio con il Siviglia. La Juventus prepara la sfida contro l'Inter, consapevole delle difficoltà della partita, perché i nerazzurri, spiega mister Allegri, non saranno quelli che hanno giocato contro il Pescara o in settimana in Europa League, ma una squadra che cercherà di vincere per avvicinarsi in classifica.
Ecco perché conquistare tre punti a San Siro, spiega ancora il tecnico, sarebbe davvero un bel colpo. Il mister partirà da due certezze, la conferma del 3-5-2 e la presenza in campo di Lichtsteiner e Khedira, probabile l'impiego di Pjanic dal primo minuto, anche se difficilmente il bosniaco giocherà da regista, ruolo per cui sono in ballottaggio Lemina ed Hernanes. In attacco il tecnico dovrebbe affidarsi alla coppia Dybala-Higuain con Mandzukic e Piazza pronti a subentrare. Ogni volta dite che siamo i favoriti, ma le partite vanno giocate perché la concorrenza è agguerrita. È la filosofia dell'allenatore livornese che torna sulla sfuriata del dopopartita con il Siviglia in Champions League. L'ho fatto, spiega, per riportare tutti con i piedi per terra, ma lo 0-0 di mercoledì non va vissuto come un fallimento. Andiamo avanti tranquillamente, niente ci deve far strambare da una parte o dall'altra. Sulla stessa linea il direttore generale Beppe Marotta, che abbiamo intervistato insieme all'ex capitano Alex Del Piero. Sentiamo le loro parole. Siamo consapevoli di essere una squadra forte per centrare tutti gli obiettivi a cui partecipiamo. Però nello stesso tempo sappiamo anche che il nostro ruolo è diverso rispetto a quello degli anni passati. Oggi siamo tra le squadre da battere, questo ruolo di favorito chiaramente presuppone il fatto che gli avversari si affrontano con uno spirito diverso e sappiamo anche che noi stessi ci carichiamo magari di quelle ansie, di quelle apprensioni che in realtà dobbiamo eliminare, direi è il modo migliore per eliminare, avere il conforto sia del gioco e anche del risultato. Io credo che non è andata come tutti, compresi i giocatori e lo staff, si aspettasse, nel senso che hanno preparato la partita per vincere, hanno avuto le occasioni migliori e hanno con fatica anche le volte, ma fatto di tutto per poterla vincere. Però capita, Siviglia è una squadra tosta, si è difesa molto bene, non era difficile trovare spazi, la Juve però ha dimostrato alla fine che ha le qualità per poterlo battere, anche a Siviglia, e ha le qualità per poter battere tutte anche le altre due squadre. Quindi è ovvio che è un obbligo passare il girone, non puoi passarlo al primo turno, alla prima partita, poteva mettersi meglio, sì, però farà bene. Il ruolo della Juventus in questi anni, e mi riferisco alla Champions, è cambiato. Eravamo un outsider i primi anni, oggi a detta delle critiche ci servono un ruolo, come ho detto, di protagonista, siamo additati come potenziali vincitori e quindi questa metamorfosi è venuta nel corso degli anni e chiaramente presuppone anche alcune difficoltà. Altre squadre, e mi riferisco alle solite, al Bayern Monaco, ai due Manchester, al Real Madrid, al Barcellona, sono ormai delle certezze e sappiamo che loro non hanno bisogno di migliorie per arrivare a recitare un ruolo altamente da protagonisti. Noi ci siamo arrivati gradatamente. La Juve è una squadra forte, strutturata, ha speso tanto nel mercato, quindi è chiaro che ha creato aspettative. Tutti adesso riconoscono che è una squadra all'altezza per vincere la Champions e questo sicuramente a livello psicologico crea delle pressioni. È un elemento d'orgoglio, un elemento di consolidamento di quello che è il nostro progetto, che ci vede, come ho detto prima, sempre essere protagonisti in tutte le competizioni. Lo siamo anche nella Champions, vogliamo esserlo quantomeno, pur sapendo che oggi il nostro ruolo è cambiato, appunto, e recitiamo un ruolo di favoriti. E questo dobbiamo cominciare a metabolizzarlo nel migliore dei modi, allontanando le ansie, sapendo che le critiche magari sono un attimino più decise, più aspre rispetto a prima. Per quanto riguarda invece la disposizione degli 11 che vanno in campo, questa è una competenza di Allegri che la svolge nel migliore dei modi, quindi non ci dobbiamo attaccare a fare una critica se ha giocato Pjanic o no, perché il calcio è uno sport di squadra, si vince in 11, si perde in 11. Dal calcio al basket, torna domenica il Memorial Ciao Su, in ricordo della giocatrice Susanna Nora, scomparsa prematuramente ma mai dimenticata dalle sue compagne di squadra. Una grande giornata di sport nel ricordo di una persona scomparsa. Domenica 18 settembre al Pallaruffini di Torino ritorna il Memorial Ciao Su, festa del basket femminile e giovanile dedicata alla giocatrice piemontese Susanna Nora, che ci ha lasciati troppo presto 7 anni fa a causa di un tumore. Momento clou la sfida in serata tra Pallacanestro Torino e Broni, entrambe militanti in Serie A. L'ingresso alle Ruffini sarà offerta libera. L'incasso verrà devoluto all'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte, un LUS.
Siamo arrivati alla sesta edizione del Memorial Chaosu, quest'anno in ricordo di Susanna che purtroppo ci ha lasciato nel 2009, abbiamo continuato lo stesso progetto, inserendo sempre nel nostro interesse le ragazzine, le bambine, perché sono il futuro della pallacanestro, quindi abbiamo fatto un clinic la mattina per le azzurrine, che sono ragazzine delle 2002-2003. Il pomeriggio ci sono le nostre giocatrici della Serie B, il mini basket, perché è giusto fare un momento di gioco e di festa per tutti, e poi la Serie A1 femminile, che è il fiore all'occhiello di Torino, che giocherà contro Broni. Siamo molto soddisfatti di questa attenzione che ci state dando voi e che stiamo ricevendo in tutti questi anni. È una festa perché è una commemorazione, ma è un momento di gioia. Susanna ne sarebbe sicuramente felice. Vi aspettiamo tutti il 18 settembre al Palazzo dello Sport di Torino per una manifestazione che raccoglie più temi, e sono tutti temi importanti e cari alle nostre linee programmatiche. Uno sport per i giovani, per le donne e in più anche il ricordo di una cara collega di molti dei miei collaboratori. Una giornata di sport con molti giovani che in più ha come obiettivo anche una raccolta di fondi per la ricerca, che è sempre una cosa importante. Quando lo sport può mettersi a disposizione di eventi di questo genere, credo sia un bel segnale. Ecco. 1, 2, 3, la parola a Don Moreno Filippetto per la rubrica Semi di Speranza. Come la pioggia e la neve scendono. In questa domenica del tempo ordinario, tante sono le tematiche che ci vengono proposte dalla parola di Dio, ma che ruotano attorno a un nucleo che viene sintetizzato dalla parabola che parla di un padrone e di un amministratore a cui viene chiesto conto, un amministratore che con scaltrezza dimezza i debiti nei riguardi dei debitori del padrone, così da poter avere in futuro degli amici che possano accoglierlo a casa sua. E il profeta Amos accentua ancora di più quello che viene detto e raccontato in questa parabola con un grido accorato che va contro ciascuno, con chiunque persona all'interno del mondo rituale di Israele, all'interno del mondo culturale di Israele, abbia utilizzato una posizione di privilegio dettata dal potere o dalla ricchezza o dall'avere per far stare male qualcuno, per impoverire qualcuno, per accanirsi contro le fasce più deboli dell'umanità. E poi di nuovo il Vangelo prosegue con una serie di frasi che vengono raccolte proprio in base alle tematiche. La tematica del rapporto sull'amministrazione dei beni terreni, il rapporto tra il regno di Dio e la ricchezza. Tanti sono i temi, il nucleo è uno ed è questo. E allora proviamo a tirare un po' le fila di questo lungo discorso e lo possiamo fare attraverso alcuni punti. Il primo ci viene direttamente dal profeta Amos, un profeta che si scaglia con durezza e che alla fine dice: certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere. L'ingiustizia che noi compiamo verso i poveri, verso gli umili, verso più generalmente gli altri, è una cosa che resta scritta. È una cosa che resta scritta dentro la nostra pelle. Nel compiere il male agli altri, noi compiamo del male a noi stessi e andiamo a incidere una umanità che invece è segnata dalla grazia di Dio, di un qualche cosa che ci allontana dall'amicizia con Lui. È uno strappo che dobbiamo ricucire, è una lontananza verso cui dobbiamo porre un rimedio, dobbiamo riavvicinarci a Dio. E lo facciamo chiedendo perdono a Lui e compiendo dei gesti che invece sono di segno opposto rispetto a quelli che segnano l'ingiustizia. E su questo il Vangelo prosegue. La lode che viene fatta dell'amministratore è una lode particolare. A noi sembra andare contro la normale morale, contro il normale senso comune di un agire corretto. Ma come? Quell'amministratore ha compiuto un atto illegittimo. E invece viene lodato. E viene lodato per un motivo, che ce lo ricorda sia il padrone, sia Gesù, dandogli un significato più profondo. Quell'amministratore si è reso conto che c'era un momento in cui si giudicava della sua vita e ha fatto una scelta. Ha fatto la scelta tra il giudizio finale della sua vita, ciò che resta di lui,
e quella che invece è la sua vita quotidiana, l'amministrazione momento per momento di quelli che sono i suoi beni, lui ha scelto il momento finale. E questa scelta qui è quella che ci viene riproposta continuamente. La scaltrezza siamo chiamati a giocarla amministrando i beni terreni, ma guardando ben fisso quello che è il bene che dura per sempre. Ce lo dice poi una frase che va a esplicitare, a spiegare tutto il contesto. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti. Questa frase ci obbliga, proprio come è capitato all'amministratore, mettere sul piatto della bilancia ciò che è di poco conto e ciò che è invece importante. Che cosa passa nella nostra vita e se ne va? Quali sono le monete che stanno in tasca per qualche giorno, per qualche ora, per un po' di tempo, ma poi se ne vanno? E che cos'è invece che resta? Perché di fronte a questa domanda, che cosa resta di veramente solido, importante della mia esistenza? Allora su quella domanda e nel dare la risposta a tutto questo, nel riconciliarci con Dio, nello scoprire che quello che resta profondamente di noi è il legame che abbiamo con Lui, e grazie a questo legame, il legame che abbiamo con tutti i fratelli accanto a noi, con le persone a cui vogliamo bene, quelle più prossime e anche quelle più lontane. E allora se sappiamo e siamo ben consapevoli che questo legame di amicizia con Dio, questo nostro essere creati a sua immagine e somiglianza, questo nostro essere ripieni della grazia di Dio, questo nostro essere capaci di guardare il mondo come lo guarda Lui, scoprendo che intorno a noi ci sono dei figli proprio come noi, mentre invece il resto passa. Allora se siamo capaci di uno sguardo del genere, allora forse siamo anche capaci di essere scaltri non solo nelle cose di poco conto, ma di usare tutti quelli che sono i beni che abbiamo a disposizione per un bene più grande, per un bene che è eterno. Siamo capaci di mettere in gioco tutte quelle che sono le nostre risorse umane, non solo per mercanteggiare tra cose che hanno la solidità del vento, ma anche per creare un qualche cosa che invece la gramigna non porterà via, ce lo ricorda il Vangelo, ma che resta per l'eterno. Ossia, siamo capaci di costruire già un pezzo di paradiso qui su questa terra, e questo pezzo non ci verrà tolto. Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo. Una breve pausa, la linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo per gli altri aggiornamenti. Ogni giorno AMREF è lì per salvare le vite di mamme e bambini. Diamo a ogni bambino in Africa un'opportunità nella vita, la sua mamma. Sostieni AMREF. Dona ora al 45595. Eccoci rientrati. Anche Torino renderà omaggio al Presidente Emerito della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi. Lunedì prossimo, 19 settembre, giorno dei funerali, la Prefettura metterà a disposizione un registro delle condoglianze. Al piano terreno del Palazzo di Piazza Castello, i cittadini che lo desiderano potranno apporre la loro firma. Era la nostra ultima segnalazione, siamo in chiusura, io vi lascio al meteo per le prossime ore e vi auguro una buona domenica. Arrivederci. Eccoci qua, ben ritrovati amici di Rete 7, amici del Nord Ovest, andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di domenica. Vedete il tempo peggiore, i fenomeni più intensi soprattutto sulle regioni centrali, sulla fascia tirrenica, sin verso la fascia tirrenica meridionale, e tenderanno a sconfinare anche, vedete, verso l'Abruzzo, il Molise. Vediamo comunque sul nostro territorio. A tratti ci saranno ancora dei piovaschi, degli scrosci di pioggia qua e là, molto locali comunque sul Piemonte. Fenomeni un po' più convinti tra la Val d'Aosta, la Liguria da Genova verso est e soprattutto sulla Lombardia. Avremo dei rovesci di pioggia, almeno nella prima parte della giornata, più convinti. Però guardate,
tra il pomeriggio e la serata, netto miglioramento soprattutto tra Val d'Aosta e Piemonte. In Piemonte infatti nella seconda parte della giornata non sono previsti nemmeno i fenomeni locali e irregolari della mattinata. Vediamo le temperature, a parte qualche fenomeno ovviamente sui rilievi, lì sì si potrà sviluppare un po' di instabilità. Vediamo le temperature, beh, con pochi cambiamenti, temperature che si sono abbassate notevolmente rispetto ai giorni scorsi. Venti deboli, qualche sbuffo da nord sui rilievi alpini. Partiamo dall'Ariete. In questa giornata il vostro unico limite potrebbe essere l'immaginazione, per cui cercate di non abbattervi, ma al contrario di pensare proprio più in alto. Toro, oggi potreste assistere ad una serie di eventi che non vi aspettavate e che rappresenteranno un momento importante per voi, soprattutto perché deciderete di fare dei cambiamenti e troverete la forza per parlarne alla persona giusta o a chi vi sta vicino. Gemelli, il vostro calore e il vostro affetto in questa giornata saranno indispensabili per una persona che ne ha davvero bisogno e che non finge di stare male, mentre qualcuno potrebbe approfittare della vostra eccessiva bontà. Cancro, se la giornata di oggi non inizierà esattamente come desideravate, allora sarebbe il caso di provare a cambiarla in corso d'opera. Leone, oggi non sarete in grado di tenere nascosti i vostri sentimenti e le vostre sensazioni nemmeno per un attimo, e quindi le persone che vi sono intorno sapranno in ogni momento cosa vi passa per la testa. Vergine, oggi tenterete un approccio diverso con una persona che proprio non vuol sentirne di parlare con voi, contrattare o per qualsiasi altra questione di stare con voi, quindi è normale che le proviate tutte. Bilancia. Dovreste cercare di non pregiudicare tutti gli sforzi che avete fatto nel rapporto con una persona per la vostra gelosia che solitamente vi dà alla testa. Reazioni esagerate infatti potrebbero incrinare in modo irreversibile già deboli relazioni fondate sul poco o niente. Scorpione. Nella giornata di oggi avrete a che fare con un po' di persone che vi danno fastidio e che purtroppo non potete ancora evitare. Sagittario, è possibile che i ricordi affollino le vostre ore che vorreste in realtà trascorrere con le persone che amate, ma sarà inevitabile tentare di dare un senso a qualcosa che vi opprime la mente. Capricorno, oggi non dovrete farvi distrarre da nessuno, nel bel mezzo del vostro processo creativo. Se state ideando qualcosa, la miglior cosa da fare sarà quella di chiudervi in ufficio, staccare il telefono e cercare di dare almeno un'impostazione a quello che vorreste fare in futuro. Acquario, le vostre idee in questa giornata potrebbero essere migliori di quelle di un tempo, ma comunque potrebbero non essere sufficienti a risollevare una situazione non molto favorevole. Pesci, proprio non volete capire. Le persone che vi sono vicino stanno facendo di tutto per cercare di incentivarvi, ma dovete essere voi a spronarvi da soli e a comprendere che è giunta l'ora di cavarsela con le proprie gambe.